Benvenuti cari amici e amiche di Termoli TV con il nostro notiziario, la riqualificazione urbana di Termoli in primo piano. Questa mattina in municipio il sindaco di Brino ha presentato il progetto, c'era per noi Elisabetta Fernandez. È stato presentato questa mattina in conferenza stampa il progetto definitivo di riqualificazione del centro di Termoli. Le aree identificate che saranno oggetto di intervento sono sostanzialmente tre: Piazza Vittorio Veneto, compresa di Corso Nazionale, il Lungomare Nord e la Scala Chiocciola del Borgo Antico. Il Lungomare Cristoforo Colombo cambierà volto, una pista ciclabile sarà affiancata al marciapiede che sarà completamente ristrutturato e ampliato, saranno installati dei gazebo e le illuminazioni a terra, i parcheggi slitteranno di 2,5 metri e le aiuole separeranno l'asfalto dall'area pedonale. Il centro città sarà solo ed esclusivamente pedonale, tutta la pavimentazione sarà in pietra su un unico livello, soprattutto per non porre limite ai diversamente abili. Tavolini, alberi e panchine saranno al centro di tutto il corso, che sarà illuminato con lampioni a LED. La rivoluzione sarà per Piazza Vittorio Veneto, in base al progetto presentato dall'architetto Giorgio De Cinque, dietro al monumento dei caduti che non verrà toccato, ci sarà una fontana a pavimento. Gli alberi che costeggiano la scuola elementare resteranno tali e tavolini e panchine riempiranno la piazza. Per la scala a chiocciola invece l'intervento subirà poche variazioni, il cemento verrà sostituito da una ringhiera e a terra su ogni scalino ci saranno i segnapasso a LED. Insomma, una vera e propria riqualificazione che costerà 3.400.000 euro e che al momento è in attesa di essere spedita alla regione per la conferma del finanziamento. I tempi per l'attuazione sono lunghi, ma nei tempi fermi in cui si attenderà il via dell'esecutivo ci saranno scambi di parere con soprintendenza e organi competenti. Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera alle 18.30 circa in un terreno tra Ururi e Larino, lungo la statale 87. Subito sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che in mano agli idranti hanno sedato le fiamme. L'intervento è risultato particolarmente impegnativo proprio per l'estensione del rogo. Il fumo ha invaso tutta la zona, numerosi curiosi che si sono fermati in prossimità della carreggiata, richiamata dalle fiamme alte. Sono finiti in carcere con le accuse di resistenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale. Nei guai due termolesi che non si sarebbero fermati all'alto della polizia a San Severo e sarebbero stati bloccati dopo un inseguimento. Sentiamo il nostro direttore Andrea Nasillo. Avrebbero creato trambusto per le strade di San Severo e per due termolesi 35 anni sono scattate le manette. Durante il normale controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato si sono imbattuti in un veicolo in transito occupato dai due termolesi, che invece di fermarsi all'alto imposto dai poliziotti hanno proseguito incuranti della segnalazione. Da quel momento è stato messo in scena un vero e proprio inseguimento che ha costretto gli agenti a correre con le sirene spiegate per cercare di fermare l'auto, con a bordo Nicola Mancini e Giovanni Delisis. I fuggitivi però hanno arrestato la loro corsa nel momento in cui hanno perso il controllo del mezzo e sono usciti fuori strada. Ma una volta usciti fuori dall'abitacolo, i termolesi si sarebbero scagliati contro gli agenti, con i quali avrebbero avuto una colluttazione. Per i due giovani sono scattate subito le manette. Le accuse per loro sono di resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Costata più di 4 milioni di euro, la maxi struttura è una realtà a tutti gli effetti. La piscina a San Giuliano è funzionale. Si tratta di una struttura semilimpionica con 4 corsie da 25 metri. L'opera è dotata anche di spogliatoi spaziosi, di un impianto di cogenerazione di energia che abbatte i costi di gestione e un impianto fotovoltaico solare termico sul tetto. Il commissario IACP Pierluigi Lepore questa mattina è stato in via Canada e ha annunciato la realizzazione dei lavori nei 54 alloggi popolari. Sentiamo Anna De Gregorio. Dopo le diverse proteste dei residenti delle palazzine IACP in via Canada a Termoli, finalmente questa mattina Pierluigi Lepore, commissario IACP, ha rotto il silenzio, annunciando ai residenti un intervento immediato per il ripristino degli stabili. Presenti all'incontro, oltre agli inquilini, anche l'architetto responsabile della struttura tecnica, Maurizio Mosca, che ha spiegato come il gravoso problema delle palazzine in via Canada fosse già stato inserito nella lista di priorità proprio dal comune di Termoli, in seguito al terremoto del 2002. L'architetto ha inoltre spiegato che i lavori riguarderanno tutto il complesso di palazzi in via Canada, per un totale di 54 alloggi. Gli interventi verteranno sul ripristino delle condizioni statico-funzionali degli stabili, con particolare attenzione alle esigenze e problematiche di ognuno degli inquilini. Lepore invece ha posto l'accento sulla parte burocratica dei lavori, rendendo plauso alla Regione Molise per lo stanziamento di 300.000 euro. Ora verranno appaltati i lavori e nel giro di un mese, stando a quanto detto, potranno finalmente avere inizio gli interventi di messa in sicurezza degli stabili. Noi siamo venuti qui, spiegavo prima, che non per fare un sopralluogo ma per dare dei tempi e delle soluzioni certe.
abbiamo reperito i fondi dalla regione e oggi siamo venuti a presentare insieme ai tecnici il progetto per la realizzazione di questi lavori, quindi per l'esecuzione di questi lavori che dovranno essere ultimati in pochi giorni. E quali sono le situazioni più gravose in base al progetto? Ma in base al progetto sicuramente la struttura va rivista, la faccia vista della palazzina va ritoccata, i balconi vanno ritoccati perché sono sicuramente alloggi vecchi, che quindi una rinfrescata va data. Poi in alcune situazioni ci sono emergenze ancora più gravi che noi con questo intervento di circa 300.000 euro riusciremo sicuramente a risolvere. Domani, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede dell'Italia dei Valori a Termoli, il presidente del partito Antonio Di Pietro terrà alle 11.30 una conferenza stampa sui temi politici nazionali e regionali. Si celebra domani il 6° anniversario di ordinazione episcopale di Monsignore Gianfranco De Luca, vescovo della diocesi di Termoli-Larino. Per l'occasione il clero e il laicato diocesano si daranno appuntamento alle ore 20.30 presso la cattedrale di Termoli per la celebrazione eucaristica. E con questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per qualsiasi segnalazione potete contattarci alle mail redazione@termoli.tv. Grazie per la vostra cortese attenzione, arrivederci.